Ciao ciao, bentrovati. Oggi vi parlerò del futuro in inglese. Ne avevamo già parlato in classe, ma è bene che lo ripassiamo. Cominciamo subito da questo schema. Voi vedete che vi ho segnato i personal pronouns, sempre quelli. Poi vi ho segnato un normale verbo, il verbo play, non all'infinito perché ho tolto il to, quindi play e basta. Che va giù uguale in tutte le persone. Voi direte: come mai non hai messo la s della terza persona? Ve lo spiego subito. Perché per costruire il futuro devo aggiungere una parolina che andrà giù uguale in tutte le persone senza bisogno della s. Se eventualmente fosse servita, l'avrei aggiunta in questa parolina, ma non serve. Vediamo chi indovina questa parola. Ebbene, sì, è proprio quella che sicuramente avrete pensato e che va giù, precisa identica, in tutti i personal pronouns. È la parolina will. Quindi, per fare quello che è il nostro futuro semplice, il future in inglese, non farò altro che dire I will play, you will play. He oppure she it will play. We will play. You will play. They will play. Come voi sapete, è bene conoscere anche la forma contratta, soprattutto nel parlato, nello scritto informale. Vediamola subito. Non faccio altro che far cadere una parte della parola. Rimane un apostrofino, il segno di qualcosa che ho tagliato, di un apocrofo, un troncamento. E rimane appunto semplicemente la doppia L. I play. Poi è uguale in tutte le persone. You play, he'll play, will play, you play, they play. Ok? È uguale in tutte le persone. Semplicemente will oppure doppia L. Se mi avete seguito fino a qui, possiamo già abbozzare anche la negative e la interrogative form. Ancora una volta vi ho preparato già tutti i personal pronouns, da I fino a they, e ancora il nostro verbo play. Questa volta devo dire che non giocherò. Tu non giocherai. E allora avrete già intuito che c'è bisogno della particella not. La particella not che si fa così. Will not play. Posso già anticiparvi che sarà un po' difficile trovarla sempre così nella sua forma estesa. I will not play. You will not play. È molto più facile che la troviate scritta in questo modo, nella contract form, anche in qualche testo di canzone facilmente. Won't, I won't play. Mi raccomando, da non confondere con il verbo volere, perché se fosse il verbo volere, è vero che si dice nello stesso modo, si pronuncia nello stesso modo, ma si scrive in ben altro. Il verbo volere è won't, scritto con la A e senza apostrofo. E inoltre, per formulare una frase con want nel senso di volere, dovrei farla seguire dal to. Per esempio, per dire voglio bere, I want to drink. I want to drink. Invece, per dire non verrò, I won't drink. Quindi, want senza to e scritto in questa maniera è la forma negativa di will. Want con il to e scritto con la A è il verbo volere e sono due cose diverse da non confondere, ok? Quindi, rivedendo la negative form del futuro, è questa will not oppure won't scritto con l'apostrofino. Vi ho già abbozzato anche la interrogative perché ormai il meccanismo lo avete capito, si forma senza alcun bisogno del do. Ma, come avrete intuito, dovrò fare la solita inversione. Mi preparo già una freccetta. Voi potrete già immaginare che cosa voglio dire.
che scambierò di posto il personal pronoun con will. Quindi per chiedermi giocherò io, non farò altro che fare questo. Will I play? E con il question mark. Will I play? Questa è l'interrogative form. Naturalmente è precisa, identica con tutti i personal pronouns. Quindi per chiederti giocherai tu, will you play? Giocherà lui, will he play? Giocheremo noi, will we play? Ok? Quindi, ricapitolando tutto quello che abbiamo imparato del future. Il future si fa aggiungendo will tra il personal pronoun e il verbo, sempre uguale, senza s di terza persona, nella sua forma contratta, apostrofino l, e basta, basta solo fare questo. Nella negative form posso scegliere la forma estesa, will not, I will not play, oppure la forma contratta, won't, da non confondersi con want, che vuol dire volere e che per formulare una frase avrebbe bisogno anche del to. Nella interrogative non faccio altro che applicare l'inversione tra questa particella verbale che denota e caratterizza il futuro e personal pronouns. Quindi parto con la particella verbale e metto in seconda posizione il personal pronoun, preciso identico in tutte le persone. In questo caso, a differenza che nel present continuous, non fa la differenza se ho verbi molto regolari oppure verbi come run, monosillabi che terminano con consonante. Diciamo che si comportano tutti allo stesso modo, quindi è un tempo relativamente facile. Ok? Ciao!